dal libro della Francesconi, la ricetta originale. Per una persona 120 grammi di spaghetti di Gragnano, dei meravigliosi pomodori pelati, 3 filetti di acciuga sott'olio, mezzo peperoncino piccante, quello fresco, mezzo cucchiaino di origano, una manciata di capperi dissalati, 12 meravigliose olive nere, 2 spicchi d'aglio, ho scelto l'aglio rosso, e poi tanto prezzemolo, ce ne vuole. Non deve mancare dell'olio d'oliva extravergine. Intanto prendiamoci la quantità di pelati per una persona. Io faccio proprio un piattino di pelati. Sono meravigliosi. Ma no, non mi so bene. Per la cottura userò il pignatiello, per cui è indispensabile mettere uno spargifiamma. Quando il pignatiello è bello caldo, aggiungiamo un fondino di olio d'oliva extravergine. L'aglio o schiattalanguore, fa così, oi? L'olio è caldo, mettiamo l'aglio a soffriggere. Una mescolatina. Non fatelo bruciare. E quindi aggiungiamo le acciughe sott'olio. Queste si devono disfare lentamente, non dovete andare di fretta. Subito dopo, mezzo peperoncino. È nata bella mescata. E quando suona mezzogiorno, scaricate dentro le olive. Metà le ho denocciolate, così la dentiera non salta. Fatela pigliare calore. Ecco, ecco, non è che sei bella denocciolata. Subito dopo, i capperetti. È una bella mescata. La regola è ingredienti e mescata. Ingredienti e mescata. È il momento del pomodoro, i pelati. Schiacciateli, con delicatezza. Non ve schizzate, per carità. E ora a cuocere gli spaghetti. Quanti minuti? Ma i soliti 10-11 minuti. Mentre gli spaghetti cuociono, io aggiungo proprio mezzo cucchiaino di origano e do la solita mescolatina. Subito dopo il prezzemolo. Beh, il prezzemolo in una certa quantità, deve dare freschezza al sugo. Assaggiamo il sugo. Cuoce. Salatura perfetta. Non ho messo neanche un po' di sale. Gli spaghetti sono quasi cotti e la nostra salsa è pronta. Pigliamo gli spaghetti e tuffiamoli nel nostro sugo. Che bellezza! Date una bella mescolata e dopodiché prezzemolate. Servite così, una bella mescolata e arregriatela. Madonna mia! Buon appetito, aiuto! Quanto è bella!